Siamo qua sulla discesa che dovremmo sentire l'odore del mare, ma invece sentiamo un odore orribile di pipì di bagno pubblico, nonostante abbiamo già il bagno ecologico sulla piazzetta. Profuma pure, pulito dai ragazzi ogni mattina. La cosa strana è che dove si dovrebbe sentire l'odore di pipì profuma e dove si dovrebbe sentire l'odore del mare puzza. Ti fai pena ai pensi, rai balì, come quando ti aspetta in un pin, come quando ti presenta si convin, allarghi il braccio manda arriva niente manca più a scil, uscienza apposta e chi si riesce a cucasi, e che stiamo avanti, che si arricchezzerà. Dopo il video di aprile si è mosso qualcosa. Guarda qua, cioè ma che stiamo scherzando, cioè te porti tuo figlio qua, lo porti qua a mare. Sono mossi i residenti, i cittadini, le attività commerciali. È una rota che gira in sena sé, i rota che girano che ti tornano tutta sé. Ma l'hanno sciù, bene a chi m'appartene, perché un male trovo bene in degli astei. I ragazzi sono volontari e ci hanno dato una mano volontariamente a pulire i giardini. Io vengo dal Marocco. Faccio di tutto, spazzino, pitture, tutto eccetera eccetera. Quello che c'è da fare insomma. Rosario è uno dei protagonisti della nostra attività di volontariato sulla zona. Guarda, ringrazio a tutta l'amministrazione comunale. Non ci deve abbandonare, deve continuare a fare quello che sta facendo. Siamo 4-5 associazioni che ci stiamo dando da fare per la riqualificazione della zona. L'abbiamo fatto volontariamente, il comune ci ha seguito, però bisogna fare di più. Ho visto in 38 anni di residenza a Magazzeno una quantità di incidenti stradali enorme, quantità di incidenti stradali dovuta al 99% alla mancanza di illuminazione, alle condizioni del manto stradale. Adesso è molto bello che qualche assessore sia interessato alla causa, ma prima di cantare vittoria bisognerebbe vedere quanto questo durerà. Stiamo ottenendo un risultato, grazie soprattutto all'amministrazione. La cosa triste è che si è dovuto fare un video dove purtroppo dovevamo far vedere la cattiva amministrazione. La vita è come un mare, torna a te cosa drete, c'ho vista fame, c'ho vista sete, e c'ho visto un dolce se fa male, un bene se fa male. Ma non riesco a ringraziare le istituzioni come il comune di Pontecagnano, perché credo sia il 99% frutto del lavoro di cittadini stanchi. È un poco più pulito, ma non solo grazie all'amministrazione, ma grazie anche ai ragazzi che puliscono. E c'ho vista luce, ti è avuto fiducia, rintallare un malamento a bruci. E c'ho visto fumi in un mondo senza fine. Un comune che chiede ai cittadini collaborazione nel pulire la trovo una cosa un po' anacronistica. Noi paghiamo le tasse, paghiamo l'IMU, paghiamo l'immondizia. Se si tratta di fare una collaborazione, allora riducimi i costi e io collaboro molto volentieri. Noi comunque stiamo aiutando loro, gli stiamo dimostrando che noi vogliamo i nostri diritti, e per avere i nostri diritti siamo pronti anche a fare a collaborare con loro, con le amministrazioni. Però ovviamente l'amministrazione ci deve dare il segnale forte, non la semplice festicciuola giusto per darti il contentino, perché il contentino qua giù l'hanno avuto da 15 anni, il contentino non lo vogliamo più. Noi vogliamo di più, vogliamo quello che meritiamo, i nostri diritti. Ti feci vedere quel buco che c'era qua per terra. Si da firma in un momento, si da parla in un'azienda. Quella denuncia è servita, perché non c'è più, eccolo qua. Non c'è più, è stato ripristinato. Se vi ricordate, in questo posto c'erano le guaine che stavano pendolanti, che stavano a terra. Sono venuti, le hanno levati e hanno messo in sicurezza questo posto. Se ti ricordi, io ti portai giù e c'era la ringhiera, fatti scendere che è pendolato. Non c'è più. Gli scalini sono stati ripristinati, cioè abbiamo la ringhiera che è stata ripresa. Qui invece diciamo che devono ancora togliere i ferri da dentro ai muri. Noi richiediamo l'attenzione per queste cose, perché i bambini sono il nostro futuro. Se un bambino gioca con questo ferro e si fa male... Hanno ripristinato anche le panchine, le hanno pittate. Si fa buona malamente, tanta gente.
questi sono i bidoni che la Lega Ambiente ci ha donato gratuitamente per mantenere un poco più pulita la piazza. Ai ai ai, questo è il punto, un inizio alla fine. Sono nato e cresciuto a Magazzeno, avrei avuto piacere ad imprendere nella mia zona, ma sono dovuto andare ad imprendere al centro della città di Salerno. Non una info, ma un fastidioso refrain ove cambiano i protagonisti, quasi sempre gli stessi. Intendi a recitare lo stesso noioso copione, divenuto ormai logoro, come il litorale, che non vede soluzione al suo problema. Perché non mi sento sicuro ad imprendere sotto casa mia? Avrei pagato volentieri le mie tasse nel mio comune, avrei preferito portare dei soldi alle casse del mio comune, ma li porto al comune di Salerno. Stiamo occupando del Belvedere, l'amministrazione ha posto l'attenzione sul Belvedere, ma il litorale non finisce sul Belvedere, il litorale è lungo 7 km e lungo il litorale sono presenti anche spiagge come queste, dalle potenzialità infinite, però ridotte in questo stato. Bisogna intervenire anche qui. Abbiamo una fantastica duna di gigli di mare, è una zona bellissima, è grande e l'intervento dell'istituzione deve essere assolutamente fatto anche qua. Si parla in un'azienda, si fa buona malamente.